sono da Gioia Emilia Romagna, qui abbiamo Achille. Achille, quanti anni hai? Come? Quanti anni hai, Achille? 81. 81. Achille aveva 8 anni quando è finita la seconda. Sì, perché sono 37, siccome c'era il fiume Segno, io ero di Solarolo, allora qui da noi c'erano i tedeschi, che ormai erano poi finiti, e di là, verso Faenza, era il fiume che divideva, c'erano gli inglesi. C'erano. Allora qui sono passati gli inglesi, quelli lì, sono passati da ottobre. Noi invece sono passati ad aprile, l'11 aprile. Sono sempre stati fermi lì a bombardare. Cosa ti ricordi te da bambino quando... Beh, a casa mia arrivavano delle granate, è morto mio nonno e mio zio che aveva 21 anni. Porca miseria, come sono morti? Ce la senti? Mio zio aveva preso una scheggia nel fegato e l'hanno portato a Bologna i tedeschi. A Bologna c'era un ospedale militare, l'hanno operato, ma dopo 5 giorni è morto. Oh. Dunque, e poi ricordo sempre che ci mitragliavano la casa in continuazione. Chi mitragliava la casa voi? Gli inglesi. Perché da voi c'erano i tedeschi. Lì c'erano i tedeschi, erano 4 tedeschi. Quindi tu ti ricordi il periodo di Mussolini? No, non te lo ricordo. Beh, Mussolini l'ho saputo dopo che l'hanno fucilato, poi attaccato con i piedi. Ecco. Con i piedi in su. Però. Col fascismo, tu ti ricordi qualcosa del fascismo di una volta? Avevi 8 anni, fai fatica. Io ho cominciato ad andare a scuola, non ho fatto nemmeno la prima, sono andato direttamente in seconda. Oh. E la maestra diceva, ma chi ti ha insegnato a scrivere? E comunque, dopo sono andato a scuola, sono diventato perito tecnico. Il mio lavoro, i miei erano contadini, ma gente che aveva dei soldi. Allora sono andato avanti, sono andato per il tecnico, poi ho fatto domande da capo stazione e da macchinista in ferrovia. Mi hanno chiamato tutti e due, ma uno mi ha chiamato 6 mesi prima. Allora sono andato a fare il macchinista e guidare i treni. Bene. Ho fatto 25 anni. Poi dal 90 sono andato a casa, a 53 anni sono andato a casa. Hai avuto fortuna, noi non la prenderemo mai, la pensione. Comunque, no, più che altro a me mi interessa sapere perché i giovani di oggi non si rendono conto com'è stata la guerra. Quindi, sai, nell'epoca della tecnologia forse è il caso di far capire ai giovani che la guerra non... che la guerra è meglio che non ci sia, perché... Non credo bene, poi adesso ancora con le armi più moderne sempre... Ma comunque io ricordo che... La notte si vedeva sempre, come il fiume andava così, di qua erano i tedeschi che non avevano più niente. Perché c'era il momento che si stavano ritirando. Dall'altra parte c'erano gli inglesi, i polacchi, perché quelli del Commonwealth, che erano colonie inglesi, erano lì. C'erano i sudafricani, c'erano gli indiani. C'erano i brasiliani. Ah, non lo sapevo. Da noi è passato i polacchi. Pensa a te. Pensa a te, sono delle belle testimonianze che magari molti non le sanno. Io lo ricordo bene. Lo ricordi bene, Achille? Ma io ricordo anche tutto di quello che ho studiato, ancora. Sei lucido, Achille, mamma mia! Madonna! Bene. Potrei insegnare, andare all'esame ancora da perito. Pensate. Ti saluto, va bene. Grazie, Achille. Ciao. Grazie, ciao, buona giornata.